Ciao a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo primissimo episodio qua su Pokémon Violetto, il disco Indaco. Ragazzi, oggi iniziamo ufficialmente la nostra avventura qua sul canale all'interno del secondo e ultimissimo DLC di Pokémon Violetto, ovvero il disco Indaco, che è uscito circa 2 settimane fa, ovvero circa a metà dicembre. E appunto, visto che 2 giorni fa abbiamo finito la nostra avventura all'interno della maschera turchese, oggi iniziamo quella del disco Indaco. Mi scuso innanzitutto se è 2 giorni che non escono video, doveva uscire questo primo episodio doveva uscire 2 giorni fa, ma non ho avuto insomma tempo di caricarvelo. Però diciamo che chi altro mi dispiace perché, come potete ben vedere, non c'è il dialogo dello Smart Rotom che ci introduce, diciamo, la nostra avventura poi al disco Indaco. Questo perché il DLC è uscito il 14 dicembre 2023. E io quando vi ho portato l'episodio della maschera turchese, dopo il ritorno insomma sul canale, diciamo che quel dialogo mi era già comparso perché il DLC del disco Indaco era già uscito perché era oltre il 14 dicembre quel video quando l'ho registrato. Quindi di conseguenza purtroppo il dialogo l'ho già fatto e non posso mostrarvelo in questo episodio. Però pazienza, tanto comunque non diceva niente di importante, diceva semplicemente che dovevamo tornare a Paldea per andare all'Accademia Uva e che ci volevano parlare. Quindi detto questo, senza perderci in ulteriori chiacchiere, prima di iniziare però come sempre vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale, di attivare anche la campanellina delle notifiche su tutto per non perdervi nessun nuovissimo video e di lasciare un bel like a questo primissimo episodio qua su Pokémon Violetto al disco Indaco. Se alla fine questo primissimo episodio qua su questa miniserie vi è piaciuto, vi ricordo inoltre che qua sopra in alto nelle schede trovate la playlist completa con tutti quanti gli episodi che ci metterò d'ora in poi qua appunto sul disco Indaco, e trovate qua sopra in alto nelle schede anche l'ultimo video uscito sul canale. Detto ciò ragazzi, come sempre possiamo andare avanti. Quindi ragazzi, dobbiamo tornare adesso a Paldea perché ci vogliono parlare. Quindi cambiamo mappa, eccoci qua, e dobbiamo andare qua all'Accademia Uva perché ci vogliono parlare per introdurci, diciamo, poi quello che sarà il disco Indaco. Eccoci qua, arrivati all'Accademia Uva di Mesafoli. Adesso dobbiamo entrare all'interno dell'edificio e andare a parlare con qualcuno, che adesso non mi ricordo chi è. Forse Clavel, non lo so, vediamo un attimo. Perché la telefonata l'ho ricevuta quando ho registrato il terzo ultimo episodio della maschera turchese, ovvero circa quasi una settimana fa, quindi non mi ricordo bene, insomma. Urca, la tua faccia non mi è nuova. Rinfrescami un attimo la memoria. Com'è che ti chiami? Mi chiamo Matrick. Ah, giusto, giusto, Matrick. Ora ricordo, sì, ora ricordo. Beh, visto che sei qui, direi che possiamo andare, no? Preside Bluebird, un momento. Urca, ma ci sei anche tu, Velly? Ti vedo in forma. Ci mancherebbe altro, come capirà, la mia presenza è d'obbligo. Inoltre, preferirei che non mi chiamasse così davanti agli studenti. Ad ogni modo, non eravamo d'accordo che ci saremmo visti nel mio ufficio? Ah, davvero? Beh, fa lo stesso, tanto è lui il famoso studente, no? Sì, ma non è questo il punto. Piuttosto mi perdoni, Matrick, le devo delle spiegazioni. Questo è Bluebert, il preside dell'Istituto Mirtillo. Le nostre 2 scuole hanno un programma di scambio per chi volesse studiare all'estero. Eh? Non glielo avevo ancora detto? Comunque, sì, io sono il preside. Basta vedere la reazione di Matrick per capire che non ne sapeva niente. A proposito, come mai ha scelto proprio Matrick per il programma di scambio? Ottima domanda, Velly. È presto detto. Qual era il motivo? Non si ricorda, ragazzi, il motivo? Ah, sì, il viaggio di studio a Nordivia. È lì che ha conosciuto una nostra studentessa, giusto? Penso parli, ragazzi, di Rubra, infatti, eccola qua. Si chiama Rubra, se non sbaglio. Ecco, è lei che mi ha parlato bene di te. E ora che ti ho incontrato di persona, devo dire che hai fatto un'ottima impressione pure a me. Oh, quindi è anche lei della mia stessa opinione, preside Bluebert. Vorrei invitarti a studiare nella mia scuola per un periodo. Sono certo che porteresti una ventata d'aria fresca. Di certo il preside Bluebert ha fiuto per le persone. Matrick, se lei non ha nulla in contrario, vorrei che andasse a studiare all'Istituto Mirtillo per espandere ulteriormente i suoi orizzonti. Può
può considerarlo un proseguimento della ricerca di tesori. Se potessi la accompagnerei volentieri, tuttavia confido che il preside Bluebird sarà per lei una valida guida, dico bene? Ma certo che sì! Spero che lei trovi un nuovo tesoro degno di questo nome. Le auguro buon viaggio. E quindi adesso ragazzi partiamo per andare insieme al preside Bluebird all'istituto Mirtillo. Quando vuoi partire per l'istituto Mirtillo fammi un fischio, eh? Ok, quindi dobbiamo parlare col preside Bluebird per andare all'istituto Mirtillo, ok. Pronto a partire all'istituto Mirtillo, ti aspetta. Sì. Ok, andiamo allora. Quindi partiamo ragazzi insieme al preside Bluebird per andare all'istituto Mirtillo e iniziare diciamo il disco indaco. Prendiamo l'aereo come abbiamo fatto per andare poi a Nordivia nella maschera turchese. Ed eccoci qua, il tesoro dell'area zero. Parte 2, il disco indaco. E inizia ufficialmente il disco indaco, ovvero la seconda parte del DLC, insomma. Vediamo un attimo cosa succede. Siamo arrivati qua all'istituto Mirtillo, ma io non ho la minima idea di come si chiami la città, sempre se ha un nome. Tada! Eccoci arrivati! Benvenuto nella mia scuola, l'istituto Mirtillo. Ah, in mezzo al mare. Giusto, è vero, mi sa che non ha una città. È solo questa. Quella che vedi adesso è solo l'entrata. Il resto dell'istituto si trova sott'acqua. Da non crederci, vero? E non è finita. Che esplosione di blu, eh? Il blu mirtillo è il nostro tratto distintivo. E poi cos'altro ti posso dire? Ah, ma forse preferisci chiedermi qualcosa tu? Come mai l'istituto è sott'acqua? Perché si chiama istituto mirtillo come ha conosciuto il preside Clavel? Boh, chiediamogli come mai l'istituto è sott'acqua. Non so se possiamo fare tutte e tre le domande, però proviamo. Ah, è questo che ti incuriosisce? Beh, dunque, è perché l'istituto è collegato a un impianto sottomarino dedicato allo studio delle risorse naturali, o almeno così mi hanno detto. Esatto, mi hai tolto le parole di bocca. Rupi, sei sempre sul pezzo. Troppo buono, signor preside. Abbiamo ospiti oggi? Sì, si chiama Matrix ed è venuto qui per il programma di scambio. Spero che farete amicizia. Oh, è lo studente di cui tutti parlano, quello che viene da Pallea? E lei è un nuovo personaggio che si chiama Rupi. Oh, non mi sono ancora presentata, mi chiamo Rupi e sono al secondo anno di corso. Certo che devi essere una persona davvero speciale. Di solito il preside Bluebird fa fatica a ricordare i nomi degli studenti. Non hai peli sulla lingua, eh? Comunque, già che sei qui, Rupi, perché non spieghi tu a Matrix come funziona la nostra scuola? Come dice, io? Beh, altrimenti dovrò fare da solo. Invece così siamo tutti più tranquilli, no? Questo senz'altro, ma dubito di essere la persona più adatta. Ah, perdonami, non fraintendermi. Non è che non abbia voglia di farlo. È solo che il preside Bluebird cerca sempre di rifiutare ad altri qualche sua incombenza. Non ci siamo per niente. Come sei severa, Rupi? Questa però sarebbe anche un'occasione per conoscere il famoso Matrix. E va bene, accetto l'incarico. Evviva! Allora proseguiamo dritti oltre il ponte fino all'entrata. E quindi dobbiamo iniziare, ragazzi, l'esplorazione della scuola. Quindi andiamo all'entrata e vediamo un po', insomma. Non possiamo usare Miraidon qua, quindi dobbiamo sempre andare a piedi. Ed eccoci qua all'entrata dell'istituto Mirtillo. Ok, vediamo un po' cosa c'è dentro e soprattutto cosa ci mostrerà adesso Rupi, insomma. Questo penso sia un campo di lotta, anzi senza penso. Questa è l'entrata dell'istituto Mirtillo. Nella nostra scuola le lotte Pokémon hanno una particolare importanza. L'arena centrale qui all'entrata ospita sfide ufficiali e altri eventi, ma il resto del tempo può essere usata liberamente da tutti gli studenti. Vedrai che qui avrai molte più occasioni che in altre scuole per far lottare sui Pokémon. Giusto, giusto, proprio così. Preside Bluebird, non mi interrompa per favore, potrei perdere il filo. Dicevo, qui la brezza marina è piacevole, così quando non ci sono sfide gli studenti in pausa vengono a rilassarsi sulle gradinate.
E poi, pensa un po', la nostra scuola ha un'altra caratteristica sbalorditiva. A volte i Pokémon selvatici si terracristallizzano. Però... Ah, che sbadata. Per qualcuno che viene da Paldea è una cosa ovvia, vero? Il fenomeno Terra Crystal è stato scoperto a Paldea. Però nel nostro istituto siamo andati oltre le terasfere, sviluppando una tecnologia che ci permette di controllare il meccanismo della terracristallizzazione. Ti piacerebbe sapere come abbiamo fatto, eh? Sì. Credo che la spiegazione risulterebbe più chiara se prima scendessimo al piano inferiore. La pregherei di posticiparla di qualche minuto. Che ragazza assennata. Ah, mi è venuta un'idea fantastica. Perché non provate a fare una bella lotta? Come dice adesso? Esatto. Non mi dispiacerebbe vedere come se la cava Matrick. Devi sapere che la nostra Rupi è una dei super 4 del Club Lega. Senza contare che suo padre è un capo palestra di Unima. Potresti imparare un po' di cose da lei. Ma le sembra il caso di rivelare informazioni personali senza il mio consenso? Non ci siamo per niente. Vado ad osservare la vostra sfida da una postazione privilegiata. Mi dispiace, quando il preside Bluebird decide qualcosa, non c'è modo di fargli cambiare idea. Anche se devo ammettere che anch'io sono un po' curiosa di vedere come lotti. Qui all'istituto Mirtillo le lotte in doppio vanno per la maggiore. Mettiamocela tutta in questa sfida. Sarà un'ottima occasione per conoscerci meglio. E quindi dobbiamo sfidare subito Rupi, ovvero una dei super 4, da quello che ho capito, dell'istituto Mirtillo. E penso sia una lotta in doppio, non lo so, comunque vediamo un attimo. Parte la sfida di Rupi, allenatrice, che manda in campo Plazole e Minum. Se non sbaglio sono due Pokémon entrambi di Unima, quindi è proprio a tema, diciamo. Noi mandiamo Sping e Axolotl. In quanto rappresentante dell'istituto Mirtillo non posso permettermi di fare brutte figure. Ok. Allora, sono entrambi tipo elettro, entrambi a livello 70, noi siamo all'84 e al 76, quindi siamo avvantaggiati. Proviamo Gran Martello su Minum e invece andiamo di Mega Corno su Plazole. Tanto per. Gran Martello su Minum non è molto efficace. Andiamo di Mega Corno. Ok, quasi metà vita tolta. Carineria su Minum e stavolta proviamo Velen Puntura su Plazole. Carineria e buttiamo Minum oltre a metà vita. Di nuovo scarica. Il parafulmine di Plazole gli aumenta l'attacco speciale. Ok. Andiamo, altra scarica. Minum con assorbe oltre recupera PS. Un bel po' di PS tra l'altro. Ok. Andiamo di Velen Puntura. Abbiamo sconfitto tra l'altro Plazole, ovvero il primo Pokémon di Rupi. Se non ricordo male si chiama così. Terremoto, vai. Super efficace su Sping e anche su Minum. Abbiamo buttato su Sping purtroppo, vabbè, non importa, è uguale. Te la cavi nello sfruttare le debolezze di tipo, vedo. Ok, adesso dobbiamo mandare in campo un altro Pokémon, quindi mandiamo in campo Relt, che non ha effetto su di lui terremoto perché è tipo volante. Così almeno non gli facciamo danno e buttiamo giù Minum. L'approccio equilibrato non ha avuto effetto, mi tocca affidarmi alla forza pura. Altro Pokémon di Rupi, Excadrill. Se non sbaglio, acciaio terra, Non vorrei dire una cavolata. Tifone. Ok, non è effetto, mi sa. No, ha evitato l'attacco Excadrill. Conto su di te, Excadrill. Scuoteli per bene. Ok. Forza equina su Axolotl, super efficace. E Axolotl, ragazzi, va KO. Devo dire più forte di quello che mi aspettavo. Clava di liane, vai. Super, no, brutto colpo, ma non è super efficace, quindi non è tipo terra forse. Mi hai colpito nel vivo, vediamo un po' come controbattere. Ok, sono entrambi ragazzi a vita rossa, comete su Relt, che non prende tanti colpi. Vai, tifone. E Minum va KO, alleluia aggiungerei. Dopo tutte le volte che ho usato tifone, finalmente va KO. Quindi adesso rimane soltanto Excadrill. Excadrill usa frana, Bob evita l'attacco. Il Relt però viene colpito, super efficace la mossa. Palla ombra. Vai su Excadrill. E abbiamo sconfitto Rupi e i suoi 4 Pokémon, che ci hanno dato più fastidio di quello che pensavo. Però ce l'abbiamo fatta, insomma. Anche sfortunati perché Tifone, ragazzi, 30 volte su Minum non ha mai attaccato, insomma. Ha sempre evitato l'attacco. Comunque, mi hai sbaragliata.
E vinciamo 5.184 poche dollari. Perfetto. E il primo trionfo all'istituto Mirtillo abbiamo fatto. Impressionante, sei davvero bravo. Però mi sarebbe piaciuto vedere come usa la terra cristallizzazione un allenatore di Paldea. Qui all'istituto Mirtillo ci hanno dato le terasfere solo di recente, quindi devo ancora fare pratica. Spero di capirti. No, spero di carpirti. Sì, carpirti qualche utile segreto. Complimenti a tutti e due, è stata una gran bella sfida. Ah, quasi dimenticavo. Ho un uniforme per te. Indossala per entrare nello spirito giusto. E adesso ci, diciamo, trasformiamo, leviamo l'uniforme della maschera turchese ed eccoci qua con l'uniforme del disco indaco. Ora sì che siamo perfetti. Sei un figurino. Ti sta a pennello e già che ci siamo, prendi anche questa. Otteniamo la tessera chic blu. Vediamo cos'è. Una tessera che amplia la scelta di acconciature disponibili nei saloni di bellezza di articoli acquistabili nei negozi vestiti, ok. Così avrai più scelta nei negozi di abbigliamento e nei saloni di bellezza a Paldea. Adesso che sei uno di noi a tutti gli effetti, perché non facciamo un giro all'interno dell'istituto? Puoi esplorarlo scegliendo la destinazione dai tornelli laggiù. Ti mostrerò il Bioterrarium, il gioiello dell'istituto Mirtillo conosciuto in tutto il mondo. Ok, andiamo qua e vediamo un po'. Dove vuoi andare? Bioterrarium. Vediamo un po' che posto è questo della scuola, insomma, perché non ne ho idea, sinceramente. Vediamo un attimo. Eccoci qua al Bioterrarium, dobbiamo scendere le scale, ragazzi. E vediamo un po' adesso dove siamo finiti, perché io non mi sono spoilerato niente, quindi vediamo un po', insomma. Eccoci qua al Bioterrarium, praticamente questo Bioterrarium ci apre le porte alla, tra virgolette, valle del disco indaco, perché comunque anche qua a quanto pare c'è un territorio. Meno male, aggiungerei. Eccoci qua. Bioterrarium. Vediamo un po', ragazzi, adesso cosa ci dicono, insomma, i nostri due amici. Ecco a te l'oasi sottomarina che tutto il mondo ci invidia, il Bioterrarium. Ci troviamo in fondo al mare, ma grazie alle immagini proiettate sulle pareti e sul soffitto sembra di essere in superficie. Questo ambiente è stato creato artificialmente perché i Pokémon possano viverci in serenità. Per costruire tutto questo ambaradan ci è voluta una valanga di soldi. L'ho progettato io, sai? L'interno della cupola è suddiviso in quadranti con caratteristiche ambientali diverse. Qui davanti a noi abbiamo il settore savana, contraddistinto da un clima subtropicale. Sulla destra c'è il settore costa, con condizioni atmosferiche tipiche delle regioni tropicali, tipo Alola, per esempio. Sulla sinistra invece c'è il settore canyon, ricco di gole e burroni. Ragazzi, non so più leggere. Infine laggiù in fondo abbiamo il settore ghiacciai, con clima polare. Ok, la temperatura e l'umidità vengono regolate con precisione per ciascun settore. Per questo ognuno di essi ospita Pokémon completamente diversi. Siamo stati meticolosissimi. Matrick, qual è l'ambiente che ti incuriosisce di più? Io direi quello del costa e ghiacciai, però mettiamo ghiacciai perché mi piace di più, ragazzi, la neve. Hai una predilezione per i posti freddi, vedo. A dirla tutta, io preferisco evitarli, ma i Pokémon di tipo ghiaccio sono molto carini. Ad ogni modo, quando hai bisogno di rimettere in sesto i tuoi Pokémon, puoi usare liberamente i dispositivi di cura automatici installati all'interno del Bioterrarium. Ebbene, presidente Bluebird, può spiegarci come mai all'istituto Mirtillo capita che i Pokémon selvatici si terracristallizzino o che si formino cristalli? Urca, ma dovresti saperlo, no? Ah, era solo un modo per passarmi la parola. Dunque, il motivo è presto detto. Guardate il soffitto. Ah, eccolo lì. Quello che vedete è il nucleo del Bioterrarium, il fulcro dell'intera struttura. Il suo interno contiene un liquido in cui è disciolta una sostanza speciale estratta a Paldea. L'energia Terra Crystal che irradia rende possibile la terracristallizzazione nel Bioterrarium. Esatto, spiegazioni ineccepibili. A proposito, mi sa dire quale sostanza contiene esattamente il nucleo del Bioterrarium? Non è un'informazione di pubblico dominio, vero? Dovete sapere que che quella sostanza è. Magari si scopre che è vomito di Pokémon. Urca, mi sa che l'ho scordato. Ho lasciato tutto nelle mani di Rea e ora come ora non saprei dirvi. Ecco, lo sapevo. Din don dan don. A breve avrà inizio la lezione pratica nel settore costa.
Gli studenti interessati sono pregati di recarsi nel settore costa. Ok. Sembra che stia giusto per iniziare una lezione. Sarebbe la sua prima, vero? Perché non cogliamo l'occasione e ci andiamo insieme? Va bene. Vedo che sei uno a cui piace studiare. Lascia che registri la mappa del Bioterrarium sul tuo Smart Rotom. E quindi ragazzi, adesso la mappa del Bioterrarium è stata aggiunta alla tua app mappa. E quindi abbiamo anche la mappa, diciamo, del Bioterrarium. Esplorare il Bioterrarium è un vero spasso e non voglio esserti di intralcio. Quindi ti lascio raggiungere per conto tuo il luogo in cui si tiene la lezione nel settore costa. A questo punto direi che anche la mia presenza è superflua. Eh? Matrix, abbiamo preparato una stanza per te nel dormitorio. Vai pure a darci un'occhiata più tardi. Ah, prima che me ne vada, apri un attimo la tua app Pokédex. E adesso abbiamo anche il Pokédex. Il Pokédex Mirtillo. Datti da fare e acchiappa un mucchio di Pokémon nel Bioterrarium. E soprattutto goditi più che puoi la sua permanenza all'istituto Mirtillo. Se n'è andato davvero? Ma non preoccuparti su di me, sì che puoi fare affidamento. Allora ci avviamo? Inizia la lezione, ti aspetto nel settore costa. Ok, quindi dobbiamo andare adesso, ragazzi, con le nostre gambe, senza che nessuno ci sta addosso, diciamo, al settore costa, per iniziare la lezione, insomma. Non penso sia molto lontano, però, comunque, adesso vedremo. Ok, quindi adesso possiamo fare un primissimo giro. Eccoci qua, settore savana, Bioterrarium. Possiamo fare, dicevo, un primissimo giro qua nel Bioterrarium. Come potete ben vedere, la mappa è molto grande, o meglio, è un cerchio in realtà, però si passa, qua c'è il ghiaccio, il tropicale, la savana e infine il canyon con le rocce. Il settore dove dobbiamo andare noi è qua, settore costa. Non è molto vicino, però con Miraidon in teoria non ci dovremmo mettere troppo. Ovviamente abbiamo anche adesso il Pokédex Mirtillo, che sarebbe il Pokédex del disco Innaco, diciamo, che ovviamente poi mi impegnerò a completare quando finirò il DLC. Eccoci qua al settore costa, Bioterrarium. Ok, siamo ragazzi arrivati praticamente. Dobbiamo soltanto scalare questa specie di montagnetta e poi siamo arrivati. Come potrete vedere, infatti, è esattamente qui il posto dove noi dovevamo recarci. E infatti, come potete vedere, qui c'è la bandierina. Eccoci qua, ragazzi. Vediamo adesso un po' cosa dobbiamo fare. Matrix! Ecco qua la nostra amica Rupi. Psst, ti sei orientato facilmente? Sì, nessun problema. Psst, meno male. Allora, ragazzi, siete pronti per la lezione? A quanto pare oggi abbiamo con noi una faccia nuova. Dunque, qui nel settore costa è stato ricreato artificialmente un ambiente simile a quello di un arcipelago tropicale. Perciò ospita una gran varietà di Pokémon abituati a vivere in questo tipo di clima. Ve ne sono alcuni che crescono molto più che in altre regioni grazie alla straordinaria quantità di luce che ricevono. Ebbene sì, sto parlando di vere e proprie forme regionali, ossia l'insieme di caratteristiche che una specie può adottare in regioni diverse. Il vostro compito di oggi è catturare una forma regionale. Nello specifico, vorrei che catturaste un Pokémon nella sua forma di Alola. Una volta catturato, venite a mostrarmelo. Forza, andate! E quindi dobbiamo andare a catturare un Pokémon Alola. Un esempio è Persian Alola. Se non sbaglio, anche il Golem di Alola c'è. E altri che non mi ricordo. Molte delle lezioni dell'Istituto Mirtillo prevedono prove pratiche come questa. Bene, bene, è ora di mettersi all'opera. Ok, Pokémon di Alola. Cattura un Pokémon di Alola, ok. Oh, eccoli qua. Degli Exeggutor di Alola, vai. Questi qua, ragazzi, li catturiamo. Eccolo qua, un Exeggutor di Alola che è più grande nel normale, o meglio, più alto nel normale. Eccolo qui. Se non sbaglio è Psicodrago, Exeggutor Alola, non vorrei dire una cavolata. Quindi, boh, proviamo a carineria. Sperando di non buttarlo giù tanto, ce ne sono tanti di Exeggutor. Evita l'attacco, mamma mia. Le precisioni di questo di Spinga, ragazzi, fa schifo. Psycho Shock, ok, sì, è tipo psico, allora mi ricordavo bene. Carineria. È super efficace. Perché è tipo drago, mi sa. Non mi ricordo, vabbè, comunque. Qua ce ne sono altre, allora, dobbiamo spingere davanti. A questo punto mettiamo Ogerpon. Magari a mosse più che fanno meno male.
Altro executor di Alola, ragazzi. Vediamo se stavolta riusciamo a catturarlo. Ok. Allora, proviamo a utilizzare stavolta colpo basso finché non gli leviamo abbastanza vita. Ok, già metà vita con un colpo, quindi può già andare bene. Ok, executor di Alola a livello 68, quindi abbastanza alto di livello. Proviamo una Ultra Ball subito, magari facciamo già un tocco. Proviamo. 1, 2, 3. E alla prima Ultra Ball abbiamo catturato executor di Alola. Perfetto. E quindi possiamo già tornare, diciamo, alla lezione perché appunto abbiamo fatto quello che ci era richiesto di fare. Executor, Pokémon Noshikoko, tipo Erba Drago, forma di Alola. Essendo cresciuto a dismisura, ha smesso di usare i propri poteri psichici, ma in compenso si è risvegliata in lui la forza latente di un drago. Niente soprannome e per il momento lo aggiungiamo al box del PC. E Executor di Alola è il numero 4 del Pokédex di Mirtillo, insomma. Ok, adesso dobbiamo tornare alla lezione, quindi mettiamo il ping sulla mappa, sempre se c'è, ok, c'è, di già. Possiamo tornarci anche volando, quindi facciamo così perché non ho voglia di fare un bel po' di strada a piedi, insomma. Eccoci qua, ragazzi, allora, adesso, dov'è che sono gli altri? Ok, ah, eccoli qua. Ecco qua, ragazzi, gli altri, parliamo col professore. No, ho sbagliato, ok. Parliamo col professore. Sei riuscito a catturare un Pokémon nella sua forma di Alola? Sì. Ok, adesso ci chiede il controllo. Eccolo qua, Executor. Oh, questa è senza dubbio la forma di Alola di Executor. Essendo cresciuto a dismisura, questo Pokémon ha smesso di usare i propri poteri psichici. Al loro posto si è risvegliata in lui la forza di un drago. E questa infatti è la descrizione del Pokédex che si è letto prima. Matrix ne hai già catturato uno? Ce l'ho messa tutta. Non te la cavi bene solo nelle lotte, allora. Sei un esperto anche nel catturare Pokémon. Da questo si intuisce che l'Accademia Uva è una scuola d'eccellenza. Bene, ragazzi, venite tutti qui. Vediamo adesso un po' cosa succede. Per oggi non abbiamo più tempo, quindi la lezione finisce qui. Chi non fosse ancora riuscito a catturare un Pokémon lo faccia come compito per caso. La lezione è conclusa. Che barba, mi tocca farlo come compito per casa. Perché a quanto pare la maggior parte non hanno catturato niente. Matrix, come ti è sembrata la tua prima lezione all'istituto Mirtillo? È stato uno spasso. Davvero? Che bello, sono proprio contenta per te. Ah, quasi dimenticavo. Devo fare un salto alla sede del club. Temo che il nostro piccolo tour si concluderà qui. Ma prima di lasciarti ti spiego un'ultima cosa. In questo istituto sono molto popolari la ricreatività Mirtillo, o ricreatività, per farla breve. Le ricreatività sono una sorta di missioni assegnate dall'istituto mentre svolgi le tue faccende all'interno del bioterrarium. Gli obiettivi possono essere di vario tipo. Per esempio utilizzare la lotta autonoma, catturare determinati Pokémon e così via. Non ci è dato sapere in anticipo quando verranno assegnate, né quale sarà l'obiettivo o dove si svolgeranno. Completando le ricreatività puoi ottenere dei punti Mirtillo, anche noti come PM, ossia una specie di valuta dell'istituto. Puoi usare i PM per fare acquisti in mensa o nel negozio della scuola, e poi potrai usarli anche per le attività del club. Insomma, per ora ti consiglio di dedicarti alle ricreatività e accumulare PM. Le ricreatività Mirtillo. Le ricreatività sono missioni che arricchiscono l'offerta extracurricolare dell'istituto Mirtillo. Completando le ricreatività ricevute sullo Smart Rotom si possono guadagnare dei punti Mirtillo PM. È possibile controllare le ricreatività disponibili premendo il pulsante direzionale fuori dalla lotta. Ok. Le ricreatività base standard disponibili sono 3 alla volta e vengono sostituite con altre nuove al loro completamento. Completando 10 ricreatività di base si possono affrontare delle speciali ricreatività bonus. Se fai parte di una cerchia contatto puoi aiutare i tuoi amici con le loro ricreatività. In questo caso tutti i partecipanti riceveranno i PM offerti come ricompensa, quindi collaborare conviene. I punti Mirtillo. I punti Mirtillo, abbreviati in PM, sono dei punti usati all'istituto Mirtillo al posto del denaro. Si possono usare al negozio della scuola e alla mensa scolastica della sede del club. È anche possibile inviarli ad altri studenti. Ok. Questo è tutto per il momento. Scusa, ma vado un po' di fretta. Ti saluto, tu goditi la tua permanenza qui all'istituto. Ok, ragazzi, quindi praticamente adesso abbiamo un po' scoperto soprattutto la valuta di questo posto, ovvero i PM, cioè i punti Mirtillo,
Ed ecco qua che ci squilla lo smart rotom, è Rubra. Matrix, ci sei? Sono io, Rubra. Ho sentito che per un periodo studierai nel nostro istituto, non è vero? Sì. Ho avuto una soffiata dai professori, non riesco ancora a crederci, che storia. Comunque dovremmo vederci presto, sarebbe pure ora, no? Dove potremmo incontrarci? Ah, sei già stato al Bioterrarium? Giusto al centro della cupola c'è la piazza centrale, ti aspetto lì, occhio però. Se mi fai aspettare troppo, poi mi senti, eh? E quindi ragazzi, dobbiamo raggiungere Rubra alla piazza centrale. Però questa cosa ovviamente la andremo a fare nel prossimo episodio. Quindi ragazzi, io direi che per questo primissimo episodio qua su il secondo DLC di Pokémon Violetto, ovvero il disco Indaco, ci possiamo fermare qua. Io vi ringrazio della visione, spero anche che questo primissimo episodio qua su questa nuova miniserie vi sia piaciuto. Nel prossimo episodio andremo a continuare la nostra avventura qua all'interno dell'Istituto Mirtillo e andremo a incontrare la nostra amica Rubra nella piazza centrale dell'Istituto Mirtillo. Detto questo ragazzi, io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se così, mi raccomando come sempre, spolliciate, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate anche la campanellina per non perdervi nessun bellissimo video. Vi ricordo che trovate qua sotto in descrizione tutti quanti i link ai miei social, i miei 3 codici amico per Switch, per 3DS e per Mario Kart Wii. Trovate qua sotto in descrizione anche i link per acquistare Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto in versione fisico digitale. E trovate qua sotto in descrizione anche il link per acquistare il DLC scontato su Instant Gaming, che invece di pagarlo 35 lo pagate 27, quindi conviene sempre per risparmiare un pochino di più di soldi. Detto questo ragazzi, io spero che questo episodio vi sia piaciuto, e detto ciò, noi come sempre ci vediamo con un prossimo video. Ciao ciao!